Stiamo presentando oggi una lampadina, un LED che riesce a, dico, non so se uccidere o immobilizzare o neutralizzare i batteri, questo ce lo spiegheranno meglio i tecnici, e l'abbiamo sperimentato con successo in tutta l'area del nostro pronto soccorso, quindi tutta l'area medica del nostro aeroporto ha potuto godere di questo abbattimento dell'effetto batteriologico, che in un periodo in cui si parla molto di evitare antibiotici è sicuramente un buon risultato di prevenzione. Direi che prevenire è meglio di curare. Stiamo lavorando in tanti sensi per l'economia circolare, in particolare nel settore dell'acqua. Noi dividiamo l'acqua potabile dall'acqua industriale, con un grande risparmio naturalmente per passeggero di acqua potabile consumata, e siamo credo tra i più affattivi e più solerti sostenitori della differenziata, raccolta differenziata. Da noi la differenziata viene raccolta a costo zero, porta a porta, è un grande risultato credo. Oggi è un passo avanti vero, perché siamo il primo aeroporto al mondo a testare delle lampadine, tra l'altro di brevetto italiano, ad annunciare la fine di un test, la fine di una sperimentazione di un anno e mezzo, di lampadine che uccidono i batteri normalmente nella nostra vita quotidiana difficilissimi da sconfiggere, causa anche di morti in giro per il mondo. Noi oggi abbiamo contribuito a ridurre questo pericolo in aeroporto grazie a questa sperimentazione, quindi sì tecnologia, sì sostenibilità, sì innovazione, ma soprattutto salute e sicurezza, che sono la base del buon funzionamento di un aeroporto. Per noi è una giornata molto particolare, perché comunque parliamo di un brevetto 100% italiano, probabilmente verrà prodotto in Italia, per noi motivo di orgoglio che l'aeroporto di Roma sia stato il primo al mondo ad installare Biovite. È un dispositivo di illuminazione simile in tutto e per tutto ai dispositivi di illuminazione normalmente usati. In più ha una funzione sanificante, perché alcune frequenze particolari, che poi sono quelle brevettate, stimolano il metabolismo dei batteri facendoli esplodere, molto semplicemente. Per cui Biovite controlla la proliferazione batterica e impedisce ai batteri di mutare geneticamente e diventare resistenti agli antibiotici. Ed è l'unico dispositivo che può garantire questi livelli di sicurezza, perché ovviamente l'alternativa sarebbero i detergenti, che ovviamente hanno tutti i limiti della praticità che noi conosciamo, oppure i raggi UV, che sono inutilizzabili in presenza di esseri viventi.